ragazzi, mi è arrivato da Barcellona un pacchetto da Stumble Guys, un pacchetto scopri. E non so sicuro, ma penso che abbia a che fare con l'arrivo imminente della versione Xbox di Stumble Guys. Ora, questo pacchetto lo apriamo tra pochi minuti. Prima entriamo su Stumble Guys. Voglio farmi almeno una partitozza, perché voglio vedere un po' cosa c'è di nuovo, se ci sono delle offerte nuove. Dobbiamo girare la ruota perché abbiamo molte cose. Durante il video apriamo questa box. È piccolina però... è bello pesante, ci deve essere qualcosa di grosso. Mettiamo il pacchetto qua sopra e direi di avviare Stumble Guys. Vediamo un po' cosa abbiamo. Vediamo un po'. Andiamo nel negozio. Ma perché c'ho un pasto nuovo? Ah no, no, non è nuovo. Non è che non ho completato ancora le skin. Queste qua, beh, sono inutili tanto per me. Poi giriamo le spin a caso. Abbiamo qualche ciliegia di Pac-Man che dobbiamo sfruttare. È arrivata la ruota deliziosa con la zombie banana, french fries, soda gall, ninja pill, dragon roll, eccetera eccetera. E ovviamente noi adesso faremo un po' di spam di ruota di Pac-Man. C'è anche quella nuova dell'Aquarius. E poi se ho bisogno di Dark Pill e Wool lo mettono sempre. Cioè, cosa possiamo mettere insieme a quello? Buttiamoci sempre su Dark Pill e Wool. Sempre questi due. Non capisco per quale motivo sono fissati. Ovviamente le offerte fanno tutte schifo se non mettete il codice Sparks. Quindi mettetelo, se no le offerte sono tutte brutte. Poi shoppate con il codice Sparks, ovviamente. Allora, io direi di girare un giretto da 350, così a caso, di questa ruota deliziosa. Così escono le patatine, le mettiamo e giochiamo con le patatine. Occhio. No, il dinosauro. Sparksino. Mi uscite le patatine fritte da McDonald's. Ma ci stanno, io non le vedo qua nella ruota. Allora, Dragon Roll. Ma io non le vedo nella ruota le patatine, ragazzi. Cioè, qua ci stanno. Dai, una sola skin nuova, voi. Così gioco con quella skin. E esce il chimichang, no, il sushi. E da un po' non mangio sushi, in effetti. Vediamo che altro esce qua. Ah. La zombie banana. Zombie banana, questo mi mancava, vai. Ah, facciamo il torneo tossico. È uscito Acid Pool. Ah, la mappa nuova. C'è un M. Questi qua sono i miei fan che sono rimasti a quest'estate. Che ogni tanto gioco. Non sanno che Nick, il tag è cambiato in SPX, in teoria. Quindi rimangono M. Ma siamo 300 persone su una piattaforma? No, non mi sono messo il lancia Tetris. Ma perché io devo essere prima di essere buttato giù? Ma non è giusto! Ma che sparxismo! Mettiamoci lo scudo. Adesso vediamo che fanno con lo scudo. Voglio vedere cosa fanno con lo scudo, sti fetentozzi. Allora, stavolta dobbiamo salvarci. Quindi prepariamoci a mettere subito il nostro scudo. Ah, e mo? Ah, non ho fatto niente, mi ha fatto. Oh, però stanno andando un po' troppe. Scudo? Ok, lo scudo è potente, però dopo un po' si disattiva. Scudo. Bravissimo, scudo. Salvami sempre, bravo. Aia. Ottimo, qualificato grazie allo scudo, tra l'altro. Io sono l'unico con la zombie banana. È un colore spento dello zombie, comunque. Ok, ce l'abbiamo. Non ho paura. C'è pure Leon, leggenda di Brawl Stars, che si chiama Eminem qua. No. Aquarius. No. Non avevo pronta la skill. Madonna, certo che mi massacrano, eh. Forse dovrei mettermi i pugni pure io, comunque. Prima mi spammo però un secondino 10 giri di Aquarius. Aquarius, l'acqua più rius del mondo. Non credo sia quello. No, ho sbagliato, ho premuto ESC. Dimmi che non ho trovato l'Aquarius. Vabbè, non c'erano dubbi, guarda. No, non c'erano dubbi. Vai, altre 10, nessuno ha visto niente. Ovviamente l'Aquarius non lo troviamo noi. Questo qua è un'altra skin di quelle là che staremo, secondo me, almeno 20 giorni a trovarla. È abituato con quello là, con il nuovo aggiornamento. Se tu premi ESC. Ti skippa il salto. Invece qua è fedente. Ancora niente, no? Niente. Vediamo se troviamo sta Aquarius. Occhio. No, niente. Adesso siamo andati. In pratica mi ha insegnato un maestro di Kung Fu, delle arti superiori cinesi. E adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Appena finisco questi giri vi faccio vedere come si fa a trovare una skin subito. Un colpo segreto assurdo. Cioè, in pratica, ecco, abbiamo finito. Dovete fare 10 giri. Esc. E poi altri 10 giri. E poi di nuovo ESC. E adesso, ragazzi, 1, 2, 3. Non l'abbiamo trovata. Perfetto. Perché ne servivano altri 10. Allora ne facciamo altri 10. E per sicurezza, altri 10 andiamo a 50 giri. O forse 40, non mi ricordo più. E adesso, ragazzi, chiudete gli occhi. Attenzione, 1, 2, 3.
trovata, trovata, vedi? Vedi? Dove sta? No, non c'è, non c'è. No, 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 no. Aquarius? Aquarius? Eccola qua. Ta-da! Invece dobbiamo fare qualche giro anche della... Del Pac-Man, perché ci mancano solamente questa qua, che è la Pac-Man Arcade. L'unica che ci manca. Poi abbiamo, ci mancano le French Fries, la Soda Gal, l'Empero Ortago. E queste se droppano tutte nella cosa. Ah, ci manca pure Blinky. Oh, Blink dobbiamo trovare pure. Oh, andiamo a farci l'ultimo Stumbler, che mi ricordo che è l'unico evento Elimination che io amo. Uno, perché è facile da fare i premi, perché in pratica essendo Elimination tu ti schianti subito e lo fai all'infinito, okay? E quindi prendi i punti all'infinito e fai un botto di ricompense, pigli. Certo, se magari parte un po' più veloce. Tetris Stambolo! E da un po' lo facevo Tetris Stambolo. Questa qua dobbiamo vincerla allora, scusate. E invece no, e invece sì, la voglio winnare. Ehi, Vincent! Vincent! Non è che ti metti il nome Vincent, ti metti che Vincent. Non Vincent, Vincent Sparks oggi. Ma c'è come vince Sparks, guarda. Oh, ma c'ho il pugno? No. Non ho messo il pugno, però... ho il Tetris coso. Oh, porca bretta, stavo volando indietro. Pam! Oddio! Il karma! Ma... sono volato nel cielo. Ma perché c'è un coro razzetto che... ecco. Allora, già... signor Mario! Non è che se ti metti pro nel nome di pro, eh? Tondarellino, guarda. Oh, che volevi fare? Racconta a Cio Sparks, cosa volevi fare? Volevi dare un pugno? Di nuovo? Vai, vai. Oh, ma allora sei Tondarellino. Non sei pro. Chiamati Marios Tondarellinos. No, 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 troppi rossi. Ma dai, ma che sfiga. Ma che sfiga. Vabbè, nel dubbio abbiamo fatto già una challenge. Ma dopo quante cose. Vabbè ragazzi, che facciamo adesso? Unboxing! Sbustiamo, che sono troppo curioso, perché io sto morendo di curiosità. Poi non lo so, io sto morendo di curiosità. Allora, attenzione, potrebbe esplodere. In che senso potrebbe esplodere? Mi vogliono fare fuori questi qua di Stumble Guys, che gli ho detto che i tornei fanno schifo. Tocca usare la tecnica superiore dello Shinzuan. Come se i ladri spacchettassero i pacchi con lo scotch, no? Così spaccano! Non perché io sia un lato lo sappia, però... non c'è niente! No, questo è il pacco vuoto, via. Allora, sono cadute delle spillette per ora, no? Faccio vedere le spillette solamente. Abbiamo una spilletta della mummia. Eccola qua. Una bella spilletta, non molto elegante, però adesso abbiamo anche un'altra spilletta molto sciccosa. Altra spilletta, molto carina. Non poteva mancare... lui, l'originale, Mr. Stumble. Allora, il pacco, questo qua, è contornato da sta cosa qua, tipo arancione. E c'è scritto Xbox. C'è scritto Xbox. Allora, non può essere un Xbox perché è troppo piccolo, questo è un Xbox. Ma perché non esiste l'Xbox portatile? Ma è un gamepad. È un gamepad Xbox. Mi sembra troppo strano per essere solamente un gamepad Xbox. Lo apro in questo modo, va bene? Così guardate voi prima di me. Ah, è chiuso, niente. Ah, è tagliata. Allora qualcuno l'ha aperto. Scopri, sempre le cose strane deve fare. Apriamo, 3, 2, 1. Se vabbè. Ma che è? Ma è bellissimo. Peccato che non c'ho l'Xbox, però... ma è il gamepad di Stumble Guys. Ma si può giocare da PC? Posso giocare da PC con il gamepad? Vediamo un po'. Signore Xbox, signore di Scopri, ma... ah, pure le batterie ci vogliono nel gamepad di queste qua di Xbox. Però col cavetto potrebbe funzionare senza niente. Vabbè, io non conosco l'Xbox, ma è bellissimo. Bellissimo comunque il design. Poi qualche volta esploriamo se funziona. Per ora non sappiamo se funziona. Ovviamente prodotto ufficiale Xbox, mi raccomando. Fatto in collaborazione, perché il 23 gennaio esce il gioco di Stumble Guys su Xbox. E quindi Stumble Guys mi ha detto: mandiamo sto regalino al nostro GOT italiano, gli facciamo un bel regalo a tema Stumble Guys. Così magari gioca Stumble Guys su Xbox, quando un giorno compro l'Xbox. Quindi chissà, futuro. Oppure lo tengo esposto tra le mie cose. Comunque è molto figo. Ti avevo detto che nel Stumble Guys stanno gli stretch. E a proposito, tra un po' facciamo anche il video, perché ho completato l'album. Voglio far vedere tutto l'album completo. Sperate che vi porto anche gli stretch Flex Guys. Quindi inizieremo a prendere i pupazzetti, li spaccheremo tutti e li spiacceremo dappertutto. È stato bellissimo fare un altro unboxing con voi. Niente, ci becchiamo. Se volete altri unboxing, iscrivetevi al mio canale vlog, perché stanno partendo dei nuovi unboxing. Penso che farò delle cose dove comprerò delle cose strane, tipo su Temu, queste cose qua. E poi faremo unboxing strane e proveremo gadget pazzeschi che poi esplodono, tipo
sicuramente. Niente ragazzi, like, iscrizione, campanellina e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!